In questa invece andremo a trasformare questo picchetto, guardatelo bene adesso, un picchetto normale. Alla fine farò così, in una vera e propria postazione o tripod, mettendoci jolly alto, jolly basso, le gambe, il triangolo, la barra frontale, il braccetto laterale e tutte le cose che poi si possono mettere su un picchetto una volta trasformato in una vera e propria postazione o tripod. Cosa andiamo a utilizzare? Praticamente solo l'angolare. E se mi date l'ok, scrivetemi ok, scrivetemi vai, scrivetemi siamo pronti, qualunque cosa. Anzi no, scrivetemi ok e partiamo subito. Cosa ci serve per iniziare? Partiamo subito dai jolly. Ho preso il bicolore, uno la parte sopra azzurra, la parte sotto nera. Iniziamo a smontare la testa del picchetto. Via la testa. Prendiamo la lima che troviamo all'interno delle buste, questa è un po' accianciata ma va bene lo stesso, dei jolly, del triangolo, è all'interno di ogni jolly, ma è anche sul sito fishingevolution.com. Nelle news c'è la sezione jolly lima, dove la puoi scaricare in risoluzione 1:1 stampata su foglio A4, quindi ritagliarla. La lima è semplicemente un cartoncino semplice con due fori sopra, questi, e quattro sotto. Utilizzeremo questi sopra, c'è scritto in piccolino, poi c'è scritto anche sul sito. Questi sopra sono per montare i jolly, questi quattro più grandi sono per montare le gambe. Partiamo dal montaggio del jolly. C'è una riga al centro, mi vado a piegare questa lima, l'appoggio all'interno del picchetto e arrivo con il cartoncino a filo alluminio. Qua. Adesso lo blocco con dei pezzettini di nastro carta. Adesso andiamo a forare all'interno dei due fori superiori, dove è il puntino bianco, e andiamo a forare con una punta piccolina. No. Secondo foro. Adesso andiamo ad allargare questi fori con una punta da 6,5. Punta. Andiamo ad allargare il foro. Primo foro fatto, secondo foro fatto, 1 e 2. Appoggio la testa e trovo il dado, 1, filettatura 2, direi fori perfettamente in linea. Adesso quello che prima era il picchetto con la testa semplice, quella classica, che qui inizia e qui finisce, che va bene, non è che non va bene, appoggia canna, va bene, appoggio la canna, però qui adesso abbiamo la testa di un jolly Evo tripod con la possibilità di metterci un accessorio laterale, una stina fronte mare e un altro accessorio laterale. Questo significa che possiamo fare la stessa identica cosa qui in basso e per metterci la coppetta dell'Evo tripod. Sotto la coppetta o sopra, qualunque altezza vogliamo, possiamo fare utilizzare la stessa lima per fare i fori e inserirci il triangolo porta accessori laterali. Quindi da capo, lima interna, nastro carta un lato, ci siamo? Buchiamo? Adesso qui possiamo metterci il jolly inferiore oppure il triangolo porta accessori. A questo punto abbiamo messo triangolo qua, tac, e un jolly. Abbiamo tutti e tre i colori, perché qualcuno mi ha detto fallo bianco nero, qualcuno mi ha detto fallo azzurro nero interista, allora ho fatto bianco nero azzurro. Nella parte sopra possiamo mettere un braccetto laterale,
possiamo mettere un piattino laterale, braccetto appoggiacanne, quindi la forcellina. Stessa cosa possiamo fare adesso sotto, nelle due filettature laterali del triangolo, queste, e quindi mettere braccettino qua, appoggiacanne laterale, stendi travi, vaschetta laterale, portaghi, senza però trascurare questa cosa che io faccio sempre vedere perché secondo me è fighissima, il tubetto portaghi, che è comodissimo, che si può mettere al posto di uno dei due bulloni di fissaggio. Quindi si toglie un bullone di fissaggio e al posto del bullone di fissaggio si avvita la clip del portaghi, che fa da bullone di fissaggio ma anche da clip. E quindi qui dietro, nascosti, che non rompono le scatole con la canna da pesca, che la canna sta qua, abbiamo anche gli aghi d'innesco nel tubetto. Tac. Tubetto portaghi con punta. Perché punta? Perché poi se sei abituato a innescare in ginocchio, lo stacchi, lo appunti in sabbia e non te li perdi, ce l'hai giù, ce l'hai in sabbia. Non abbiamo finito. Adesso andiamo a lavorare su i quattro fori inferiori. Pieghiamo in due la dima. Queste sono le gambe o tripod. Mettiamo che le gambe sono 135 cm, il picchetto è 150, quindi i fori vanno a 15 cm dall'alto. Sul sito c'è scritto, tra l'altro, dove scaricate la dima, quanti centimetri deve stare il bordo del cartoncino dal bordo dell'alluminio per fare i fori delle gambe. E 4. Eccoli qua. E questi internamente andrebbero anche sbasati con una punta più grande, perché le viti che arrivano di fissaggio delle gambe sono quelle a testa conica, e quindi qua la sbasatura c'è tutta. Io ho anche preso delle viti normali invece di quelle con la testa bombata, perché qui in realtà la mia intenzione è farvi vedere come montare le gambe poi dopo. Comunque le gambe arrivano già con le loro viti. Io ho preso queste qui con la testa a bussolotto, come si chiama? Bussola. Dovrebbero andarci lo stesso, altrimenti mettiamo quell'altra, perché quell'altra sono ottime se svasiamo i fori. Se non li svasiamo, mettiamo queste che sono tipo stondate, un po' più carine. Le gambe hanno i blocchetti in sono monoblocco d'alluminio fresato e hanno un lato più angolato, più spesso. Metto così. Ok, se qualcuno si sta chiedendo, sì, ma come vanno montate? Questa parte, questo angolo qui, l'angolo più grande, va esternamente al picchetto. Per sapere qual è la destra e la sinistra, l'angolo più grande va esterno, qua e qua. Montiamo la gamba. Uno. E avvitiamo. Ragazzi, fate un applauso per questi quattro fuori però, adesso. Giro. Drillo me. Ok, con le viti queste bombate senza svasatura è sicuramente più carino. Se poi andiamo a svasare il foro, allora mettiamo quell'altre. Nel frattempo però adesso quel picchetto che prima avevo in mano diventa sempre più un picchetto euro tripod.
e a questo punto, messe le gambe, mettiamo il bloccagambe. Ecco, circa 15 cm dall'attacco delle gambe. Allora vuol dire che davanti ci posso mettere anche la barra standing rack, e allora ci metto due TB16. Prendo la barra, barra puntata, montata, gambe montate, blocca gambe montate, mettiamo qui il triangolo, il tubetto portaghi me lo vado a incastrare nella clip del blocca gambe, lì dove vado a incastrare le gambe quando lo chiudo. Lateralmente mettiamo la maschietta che piace tanto al nostro amico Vincenzo, maschetta porta esso, qui c'ho la renicola, qui c'è il tubetto per portaghi, di lato mi ci metto un braccetto standing gravi rapido, ma se c'ho la barra davanti posso mettere il braccetto appoggiacane laterale. A che punto siamo arrivati adesso? E posso continuare? Sopra posso mettere qualcos'altro, qui posso mettere un piattino, frontalmente posso mettere una stina segnalatore da boccata. E dopo tutto, se voglio trasformarlo in un tripode doppia canna, via il jolly, metto dentro la staffa doppia canna e quello che prima era un picchetto diventa addirittura un tripode doppia canna. Stacco la barra, stacco la vaschetta, perché poi tanti si chiedono, sì, ma quanto ci vuole a chiudere tutto? Stacco la barra, stacco la vaschetta, questa la svito? No, la lascio qua, questo lo sfilo, questo lo svito, posso mettere il big basket, posso mettere il blocca gambe lungo con la servitura triangolare in tessuto, basta, io non devo togliere più niente, devo allentare questo e lo mando su, questo lo allento, lo mando giù, quando vado a chiudere questi li sposto un pochino, incastro le gambe nei loro alloggi, una, due, e voilà. Trasformato, modificato, forato, ci abbiamo tutto. Quanto ci vuole a montare tutto? Adesso, niente, sgancio gamba 1, sgancio la gamba 2, blocco l'angolazione che voglio io, mi rimetto su il portabarra, la metto in piano perché io sono molto simmetrico e non posso vedere una barra in pendenza, quindi mi piace proprio che sia in piano, perfetta. Prendo la vaschetta, metto la piastrina in piano, la blocco col controdato, tac, prendo il mio tubetto portale e gli faccio kick, prendo il braccetto appoggiacane laterale, quando chiudo tutto sta tutto a spina alla scatolina nella vaschetta e aggancio anche appoggiacane laterale, lo so ci manca la forcella, voilà, pronto. Ok, ultima chiusura e andiamo via. Sgancio, simulazione chiusura, svito, metto dentro, sgancio, metto dentro, la piastrina la metto in verticale, questo li allento, uno lo mando su, uno lo mando giù, incastro, incastro, chiuso. Chiuso. Se vi piace mettete un vi piace, se non vi piace non ti terrà nessuno. Ciao ciao!